quanto ci costa assumere la decisione corretta. E noi siamo convinti di aver bisogno di pensare, di riflettere, di ripensarci. Ma poi le scienze oggi ci spiegano che le decisioni vengono assunte prevalentemente sulla base della spinta delle nostre emozioni. Ma che grado di conoscenza abbiamo noi di quelle motivazioni, anche implicite molte volte, quelle emotive che poi ci spingono ad agire? In alcuni casi, e non è raro che questo accada, si verificano dei veri e propri cortocircuiti emozionali. Vi è mai successo di avere la sensazione di aver dimenticato tutto prima di sedervi davanti al professore quando avete sostenuto un esame all'università? Vi è mai successo, se avete avuto un'esperienza teatrale, di avere la sensazione un attimo prima di andare in scena di aver completamente dimenticato la vostra parte? Vedete, in tutto quello che vi sto dicendo c'è un grande coinvolgimento della sfera emotiva. La verità è che se noi non siamo in pace con la parte più profonda di noi stessi, anche i nostri comportamenti, anche le nostre azioni, anche le nostre decisioni sono fortemente condizionate dal modo di vivere la nostra dimensione personale, la dimensione intima. E addirittura in alcuni casi si parla di un vero e proprio cortocircuito emozionale, di un vero e proprio sequestro emotivo, cioè allorquando noi siamo imprigionati all'interno della gabbia che le emozioni che non riconosciamo di fatto ci creano. Questo dipende sempre dalla risposta emotiva con cui noi dobbiamo fare i conti. Bene, allora questo percorso di formazione sull'intelligenza emotiva di fatto ci aiuta a valutare preventivamente le ricadute sul piano emotivo di tutte le nostre scelte, di tutte le nostre decisioni e dei nostri comportamenti. Bene, le emozioni vanno incontrate, le emozioni vanno conosciute, vanno controllate per poterle esprimere correttamente e anche affinché diventino delle nostre alleate nel raggiungimento della nostra efficacia. Ecco. Noi possiamo essere efficaci nelle relazioni come in azienda se siamo dei padroni prima di tutto delle nostre emozioni, perché così facendo possiamo anche immaginare quello che gli altri vivono esattamente come noi e decidere se valga la pena o meno sintonizzarci su quelle emozioni. Ecco perché chi è in possesso di intelligenza emotiva, ad esempio, è molto bravo a distrarre prima di tutto se stesso e poi anche gli altri dalle emozioni negative. Siete arrabbiati? Potete pensare a qualcosa che vi distragga da questa emozione. Se lo fate, bene, è un atteggiamento emotivamente intelligente. Vostro marito, vostro figlio è arrabbiato? Avete trovato un modo corretto per distrarlo da quell'emozione di rabbia? Bene, le emozioni negative vanno gestite correttamente. E se gestite correttamente, l'energia che noi impieghiamo per essere arrabbiati, per provare appunto le emozioni distruttive, possono essere in realtà impiegate per qualcosa di costruttivo e possono dunque portarci alla felicità, ecco, grazie al fatto di poterle controllare, di poterle sfruttare. In questo percorso dunque parleremo delle diverse forme di intelligenza, parleremo di intelligenze multiple con particolare attenzione all'intelligenza emotiva e dunque cominceremo anche a fare un po' il focus su quali siano i comportamenti emotivamente intelligenti, ovvero quale sia l'alfabeto delle emozioni che occorre conoscere per arrivare alla consapevolezza di queste emozioni. Questo corso tuttavia è particolarmente indicato ad un segmento specifico, come ad esempio gli insegnanti. Una mediazione con queste parti profonde di noi stessi, infatti, determina anche la nostra capacità di essere più efficaci nell'insegnamento. Permette agli studenti di apprendere meglio. È da sempre dimostrato che gli studenti hanno i voti più alti con gli insegnanti più simpatici. Sono quelli che sorridono mentre spiegano, sono quelli che hanno trovato la pace con le loro emozioni, anche se questo non è sempre scontato. Al corso è associato il libro Il metodo autobiografico creativo, intelligenza emotiva e narrazione di sé con la tecnica della fiabazione per la crescita personale.
my escape, I'm falling. Ooh. Whoa. Oh, can't seem to get you off my mind.